A distanza di un giorno una dall'altra, in queste giornate legate al tema dei morti, giornate piovose, dopo il 2 novembre, il 3 se n'è andata Maria Teresa Gulinelli. Pochi che non siano ferraresi ricordano il nome di questa donna, così misurata, così virtuosa e così sensibile. E poi, il giorno dopo, il 5, è morta Marina Cicogna. Ora, li ricordo insieme perché vedere improvvisamente nella memoria, nella frequentazione della vita, aprirsi un vuoto rispetto a persone che si incontravano anche occasionalmente. Poche volte io ho incontrato Maria Teresa Gulinelli. Era stata la direttrice di una parte importante del Museo di Schifanoia a Ferrara, quindi il più bel museo del mondo. Si occupava di numismatica, di monete antiche e moderne, ma io parlandole mi rendevo conto, avrei voluto conoscere meglio la sua produzione scientifica, si dice, brutta parola che fatico a dire, la sua produzione di ricerca, la sua produzione di studi, ma mi rendevo conto di quanta competenza avesse nel ricordare i luoghi dove stavano le cose che andavamo cercando, testimonianze di Italo Balbo, testimonianze della produzione artistica Ferrara dei tempi del ventennio, ma in realtà lei veniva da molto lontano, veniva dallo studio di monete romane, dal tesoretto di Alberone di Rho, un destino ci univa. Alberone è una frazione di Rho dove i miei genitori hanno vissuto, oggi si chiama Riva del Po. Ma quel comune, dal nome così corto, così piccolo, aveva un grande nome per la frazione di Alberone. Alberone era la più remota delle frazioni, poco popolata, forse 700-800 abitanti, e però era la parte più solenne delle frazioni di Rho. E lì fu trovato un tesoretto di monete antiche che studiò la Gulinelli. Non ho mai letto i suoi studi, ma mi colpì che si fosse applicata a qualcosa che era così vicino alla mia vita. Io da ragazzo andavo in bicicletta, andavo in motorino, andavo verso Guarda. Guarda Ferrarese è il luogo dove sono nati i genitori di Cosmetura e Alberone è il luogo del tesoretto. E quindi in questo piccolo paese con alcune frazioni, Ruina l'altra, il nome è Ruina, Ruina Zocca, Ruina Zocca, Guarda, Guarda che intende riferirsi al guardare verso il fiume, verso il Po, mentre dall'altra parte la guarda, guarda Veneta. Questo è il senso del nome guarda, 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 come un suggerimento, un imperativo, guarda. E poi Alberone. Ecco, i pochi che, i suoi coetanei, quelli che la ricordano come l'assessore omonimo Gulinelli, conoscono la discrezione, la saggezza, la consapevolezza di una studiosa che è vissuta nell'ombra, ma nella felicità di essere di Ferrara, tra Santa Maria in Vado, la meravigliosa chiesa, e Schifanoia. E quindi voglio semplicemente ricordare non soltanto quello che lei ha fatto e l'importanza dei suoi studi per la cultura ferrarese, ma che io non potrò più incontrarla e desideravo andarla a trovare a casa. L'avevo detto quando si ritirò per andare in pensione, dovremmo vederci perché vorrei che le cose che tu sai rimanessero come un patrimonio in quelli che vengono dopo di te a conservare le raccolte dei musei civici di Ferrara, che sono appunto ospitati nel Palazzo di Schifanoia con gli affreschi meravigliosi di Francesco Del Cossa e di Ercole De Roberti. E però ci sono collezioni, in parte esposte e in parte nascoste, di cui lei sapeva tutto. E quella sapienza io oggi la vedo evaporata, come se, perduta la memoria che non è in un computer, avessimo perso molte nozioni su molti oggetti che fanno parte di quel museo così importante per la mia vita e per la mia città. Chi sta a Ferrara sente Schifanoia come qualcosa che gli appartiene. Io in particolare, che ho studiato quegli affreschi, li ho voluti di nuovo far vedere
in piena luce, con una riapertura di qualche tempo fa in piena epidemia, e lì ho parlato in occasioni particolarmente felici, con il sorriso nei suoi occhi e con la consapevolezza di quello che conosceva, di quello che oggi si disperde con la sua morte. Diverso è il caso di Marina Cicogna. Marina Cicogna è stata una delle persone più note d'Italia, vicina al mondo della famiglia Agnelli, ma soprattutto capace, con determinazione forte, di essere una degli animatori del cinema italiano del dopoguerra. Era nata negli anni 30, era una donna bella e determinata, ma dobbiamo a lei la produzione dei film che hanno fatto parte della nostra vita, come di Maria Teresa Gulinelli, Quello che non sappiamo e quello che lei ha fatto per noi, di Marina Cicogna, Quello che sappiamo e che sappiamo anche di lei, e che è un film che per la mia generazione è stato assolutamente fondamentale, l'ha prodotto lei, ed è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Un film con il protagonista Gian Maria Volonté, che fa parte della storia di un uomo della mia generazione, che è una generazione un po' più bassa, io sono un po' più giovane, ho una quindicina d'anni meno di Marina Cicogna, ma l'ho vista in decine di occasioni, e non solo per il cinema, ma quando ero sottosegretario, quando lo fui la prima volta, per organizzare a Venezia le attività culturali che avevano nel cinema il suo centro. E poi in un rapporto con una delle famiglie più importanti d'Italia, che era la famiglia Volpi di Misurata. Misurata è il nome che veniva legato alla famiglia Volpi, di Giovanni Volpi, ministro del fascismo, di un territorio che sta in Libia. Ma Giovanni Volpi di Misurata, Giovanni in questo caso, vuol dire il fondatore della Biennale del Cinema, della stagione che non è biennale ma è annuale, il Festival del Cinema di Venezia, di cui agitatrice e animatrice è stata Marina Cicogna per tanto tempo. Ha studiato in America, ha vissuto a Roma, e uno dei momenti, come ricordavo prima, Indagine su un cittadino, che dobbiamo a lei, io devo a lei come momento formativo, è il film di Buñuel, Bella di giorno, con Catherine Deneuve, un racconto meraviglioso di una donna che nel pieno benessere della sua vita decide di prostituirsi, ma con una sottigliezza intellettuale che è scelta, che è libertà, non è necessità. E quel Bel de Jour, con una meravigliosa Deneuve, è stato un altro film fondamentale per la mia generazione. E quindi una parte di me la devo a lei, alle sue intuizioni, ai suoi film, alle produzioni di film che sono diventati come proverbiali, Metti una sera a cena, o meglio ancora, perché è nella mente di tutti, C'era una volta l'Uesta di Sergio Leone, tutto. E ancora per la generazione mia, che è stata influenzata da Pierpaolo Pasolini, la produzione del film Teorema. Teorema è stato uno dei film più sofisticati, dei libri più complessi di Pasolini. E poi è stato il produttore di Francesco Rosi, Uomini contro. Insomma, soprattutto l'Indagine di un cittadino di sopra di ogni sospetto è la storia di un potere, che è il potere di una forza politica spregiudicata, la Democrazia Cristiana, che tutti abbiamo sentito come espressione dell'Italia della democrazia dopo il fascismo, ma contemporaneamente anche come una cappa di un potere a cui ribellarsi. Da lì deriva il 68, dalla presenza della Democrazia Cristiana, deriva quel movimento di rivolta che io ho visto e a cui ho partecipato. E tutto questo vedeva questa signora aristocratica, questa donna che si muoveva nel mondo del cinema con la grazia di una donna bellissima e con la forza di una donna potente, di una produzione potente che lei rappresentava. È morta, se n'è andata, sapevamo della sua malattia, veniva spesso al ministero, la invitavo, veniva a trovarmi, si parlava di quello che è stata
l'Italia del suo tempo, l'Italia degli anni 60, 70 e 80 e di quella che è diventata oggi, attraverso anche alcune conquiste di quegli anni, a cui lei ha contribuito. È stata una protagonista della cultura italiana, protagonista con la forza di dialogare con non soltanto i grandi registi, ma anche i grandi pittori come Leon Orfini, come Fabrizio Clerici. Quel mondo che oggi noi lo riguardiamo con attenzione, al Mar di Rovereto io ho voluto una mostra in cui lei aveva una parte presente di protagonista, una mostra su Leon Orfini e Fabrizio Clerici. Ma quel mondo lì, il mondo che io ho visto, il mondo degli anni 60, 70 e 80, vede un motore forte, un animatore, una capacità di far partire idee nuove in Marina Cicogna, per cui se n'è andata non una donna e una produttrice importante per il cinema italiano, ma una donna fondamentale nella mia formazione. E i rapporti che abbiamo avuto quando io ho assunto il potere al Ministero, e adesso in questa fase la sua malattia mi ha impedito di continuare a frequentarla come era giusto, e quindi voglio ricordare Maria Teresa Gurinelli e Marina Cicogna come due donne che sono perdute non solo per me, non solo per quello che io ho conosciuto di loro, ma per la cultura italiana che ha un vuoto grande che sarà impossibile colmare. Si è perso per sempre quello che era nella loro mente. Nessuno può riprodurlo. La loro forza, la loro intelligenza se ne sono andate per sempre. A me non resta che ricordarle non con nostalgia, ma con un senso di vuoto che non è possibile colmare.